Buongiorno. Ecco a lei. Grazie. Gloria. Ciao Gianni. Posso? Sì. Sì, certo che puoi, scusa. Raccontami, dopo tutti questi anni. Ecco, appunto, io non saprei proprio da dove cominciare. Non ho fatto altro che aspettarti. La fabbrica è stata requisita dai tedeschi e dagli americani. Poi la morte di mia madre e tu eri in montagna. Claudia, su dai, non fare così. Ehi, bevi un po' d'acqua. Perché sei venuta a cercarmi? Come perché? Perché non sei venuto tu piuttosto? Sì, hai ragione. Ma vedi? Vedi, Claudio, dopo la morte di mio padre non è stato facile ricominciare tutto da capo. Sono successe tante cose. Io ci ho pensato, Claudio. Ci ho pensato. Io non sono più quello di una volta. Che vuoi dire? Ci eravamo fatti una promessa tu e io. Ci dovevamo sposare come Renzo e Lucia. Mi stai lasciando? Che vuol dire lasciando? Io non t'ho mai avuto, Claudia. Non capisco perché devi essere sempre così bambina, me lo dici? Eh? Questo non è un romanzo di Viala, lo capisci? Guardati attorno. C'è un paese a pezzi da ricostruire. La gente muore di fame. Claudia, io ti voglio bene. E te ne vorrò sempre. Però io... Ho capito.